La situazione è quella che è, ma la Juve a gennaio deve fare mercato. Per riuscirci bisognerà prima vendere, questo è chiaro da tempo. Non è però sufficiente fare spazio in organico, dovendo fare i conti con i conti. Ecco che per esempio l'obiettivo numero uno per il centrocampo, Aurélien Tchouaméni, è andato progressivamente sfumando con la Juve costretta a virare su altri obiettivi. E non sarà nemmeno Axel Witsel, salvo sorprese, il rinforzo per la mediana bianconera. Max Allegri avrebbe voluto lui, o Miralem Pjanic, già ad agosto. La linea societaria però è rigida a riguardo e non prevede investimenti per over 30. La strada del low cost però appare ancora l'unica praticabile, con due vie che sembrano condurre entrambe a Mönchengladbach. Nel continuo giro di giostra degli obiettivi di mercato, infatti, ora sono Denis Zakaria e Kouadi Okoné a rappresentare le opzioni in pole position. Prima di tutto, Zakaria. Lo svizzero è destinato a diventare sempre di più uno dei protagonisti sul mercato internazionale. La Juve lo segue da tempo e ha intensificato i contatti, fa sul serio, lo vuole subito. Ma su Zakaria dopo la Roma ha fatto irruzione soprattutto il Liverpool e pure il Barcellona ci starebbe facendo ben più di un pensiero. Serve quindi una mossa concreta in tempi rapidi, serve una proposta economica e progettuale migliore di quella di Klopp, difficile, non impossibile ma molto difficile. Così nei dialoghi col Borussia Mönchengladbach ecco che la Juve ha alzato il forcing anche per Kone, non proprio al centro del progetto con i tedeschi ma capace di convincere la rete di osservatori del club bianconero. È accolta l'apertura del Mönchengladbach per valutare anche un prestito a condizioni vantaggiose, ecco che la Juve sta approfondendo i dialoghi, tanto che proprio Kone in questi giorni sembra essersi guadagnato il ruolo di principale, ma non unica, alternativa a Zakaria. La Juve incontra l'agente di Ramsey, le novità sull'addio e l'ipotesi rescissione. L'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus sembra essere giunta al capolinea. Il centrocampista gallese ha più presenze in infermeria che in campo e già nel mercato di gennaio dovrebbe lasciare il nostro campionato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri nella giornata di ieri hanno avuto un incontro alla Continassa con l'agente del centrocampista gallese e hanno cercato insieme a lui una soluzione in grado di soddisfare entrambe le parti. Al momento viene esclusa l'ipotesi di una risoluzione contrattuale, opzione da escludere perché avrebbe costi troppo alti per il club. La Juventus proverà a cedere Aaron Ramsey a gennaio in via tradizionale, senza rescindere il suo contratto, ma provando a trovare un accordo con una squadra interessata. Dall'Inghilterra si è parlato di due possibili interessamenti, vale a dire Everton e Newcastle. Al momento però non sembrano essere arrivate offerte concrete alla Juventus. Dunque, i bianconeri dovranno trovare un acquirente che sia in grado di soddisfare le richieste della Juve ma ovviamente anche quelle del ragazzo che a Torino percepisce oltre 7 milioni di euro netti a stagione. Questo, ovviamente, rimane il grande ostacolo nella corsa alla cessione di Ramsey.